Questo anno farulliano è legato al fatto che Piero Farulli è stato un musicista fuori dalle schemi normali, fuori dalle regole, fuori da tutto. E quindi Farulli 100. Quando qui si vede un bambino di 5 anni, un adulto di 60 anni che fanno musica, e questo è già il senso della scuola. Vuol dire che l'appropriazione di questo linguaggio è nel restituire all'uomo una dignità, che è il succo di questa ricchezza spirituale. Non si può lastare soltanto astratta questa musica. La musica nasce dagli uomini e quindi bisogna che ci sia sempre una tensione umana molto importante. Piero è stato quel grande musicista che tutti hanno celebrato e ricordato nelle manifestazioni in giro per il mondo di quest'anno centenario. È stato la più grande viola dell'epoca nostra, è stato celebre come il quartetto italiano, il quartettista più famoso a livello internazionale, ricercato ovunque e di cui la storia della musica certamente. Ma Piero era anche un personaggio straordinario, chi lo ha conosciuto lo ricorderà nella sua focosa irruenza, quei suoi capelli agitati e bianchi erano l'indice di una personalità straripante, non solo dal punto di vista artistico ma anche dal punto di vista umano. E lui ha sempre detto, unendo una sensibilità artistica non comune a una grande sensibilità umana, che concepiva la musica come un dono da restituire.